L'Agenzia Europea del Farmaco ha una metodologia molto precisa, in questo caso valuta come sempre il famoso rapporto beneficio-rischio e quindi poi uscirà con una raccomandazione, una sospensione o un incoraggiamento a usarlo. E quali possono essere le tempistiche? Se i dati sono disponibili è più che sufficiente magari una riunione, un giorno, due giorni al massimo, se non c'è accordo tra gli esperti. Credo che sarà molto rapida. In Italia sono arrivate proprio in queste ore quasi 185.000 dosi del vaccino Johnson & Johnson. In questo caso come ci si comporta? Vediamo come si svolge l'FDA se rilascia qualche dato di più. Però onestamente non mi sembra che ci siano numeri da giustificare una sospensione. A me sembra che 4 casi su qualche milione, insomma, se sono quelli, sì. Non c'è altro, sono talmente pochi anche per essere sicuri che sia il vaccino che lo scatena, quindi o sanno qualcos'altro o hanno avuto un attimo di ipercautela. A proposito di rischi-benefici, ma questo annuncio dagli Stati Uniti non può portare più danni, più rischi che benefici? Secondo me sì, perché bastava semplicemente aspettare un attimo ed avere dati sicuri. Non capisco perché sbrigarsi a fare un comunicato che può poi chiedere tanto tempo a convincere invece vada tutto bene.